Allora, ragazzi, buongiorno a tutti. Ok, sono troppo bianca così. Buongiorno a tutti, ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video che, come avrete visto dal titolo, sarà un What I Can Day, ovvero vi farò vedere che cosa mangerò oggi. Iniziamo la giornata con i nostri Lakers, quindi sto aspettando Paul perché faremo colazione insieme, quindi appena viene inizierò a preparare la colazione. Quindi giornata è iniziata benissimo, direi, con i Lakers. Poi più tardi mi aspetterà due allenamenti, due workout. Niente, la mia giornata di oggi praticamente sarà questa, Lakers workout. Mi metterò un pochino a editare questo video e a lavorare anche per Figlia Media, che è una nuova agenzia di Paul. Se avete visto il mio ultimo video saprete che non sono più vegana, non mangio più plant based, quindi questo sarà il primo What I Can Day dove appunto mi vedrete mangiare alimenti che non sono vegan. Nell'ultimo video ho ricevuto sia commenti positivi di gente che mi supportava, che supportava la mia scelta, sia commenti negativi, ovvero di persone che non erano d'accordo con quello che avevo fatto. Ho notato che c'è una cosa che non ho detto nel video: per quanto io possa amare gli animali, mi possano piacere, che cioè ho un gatto e vi giuro, li voglio un sacco di bene, cioè lo amo. Però la scelta di diventare vegana è stata presa semplicemente perché guardando documentari e informandomi, avevo visto che era la cosa migliore che potessi fare per la mia salute. Quindi io sono diventata vegana soltanto per una questione di salute e non di etica. Nel momento in cui vedo che non è più in grado questa alimentazione, oppure non è un'alimentazione adatta al 100%, forse perché, come ho detto nel video, l'ho fatta male io, o forse perché il mio organismo è diverso, insomma, nel momento in cui vedo che non è più adatta per farmi stare bene, diciamo, è ovvio che vado a provare altre cose, a cercare altre strade per poter stare meglio. Questo si collega al fatto che sono andata ieri dalla biologa nutrizionista. Vi avevo detto che sarei andata da una nutrizionista e ieri è stata la mia prima visita, però di questo ne voglio parlare in un video a parte, in un video specifico su questo argomento. Detto questo, chiudo la bocca perché altrimenti inizio a parlare e non si finisce più. Ah, aspettate, una cosa però ve la voglio far vedere. Vi dico di già che per colazione mi farò il caffè, ovviamente, e lo macchierò con il latte. Non ho più bevuto latte di soia, il latte di nocciole me lo finisco subito, quindi no. E non ho trovato nessun altro latte vegetale che ci stesse bene con il caffè. Poi, però, ho deciso di crearlo io. Questo è latte di canapa fatto in casa. Ragazzi, nel caffè ci sta estremamente bene perché penso di aver capito cos'è che rende il latte nel caffè buono. Deve essere cremoso. Ovviamente anche il sapore deve essere buono, però soprattutto deve essere cremoso e questo è incredibilmente cremoso. Se andate su Instagram, ho messo la stories della ricetta che ho usato, la troverete salvata in evidenza nella cartella food. Quindi ci sono diverse stories, andate avanti, e l'ultima è la ricetta di questo latte di canapa che vi consiglio assolutamente di fare. È semplice, ci vuole 5 minuti, vi servirà solo un frullatore e uno scolino. Va bene? Ok, io aspetto Paul e noi ci vediamo per la colazione. Ragazzuoli, Paul è appena andato via, sono l'una, quindi direi che è ora di pranzo, però ho un problema, vi faccio vedere il mio frigo. È scandaloso in questo momento, cioè guardate,
Qua ho soltanto quel finocchio che mi fa tanta pena, ma non pena quanto questa carota. E qua ho altre carote, quindi sapete che io, diciamo che vivo solo di verdure, cioè io mangio enormi quantità di verdure e ho solo le carote in questo momento, e quindi ecco, non ho niente praticamente, però mi arrangerò. Diciamo che le carote non sono la prima verdura che vado a scegliere perché, non lo so, ci vuole tanto per cucinarle. Sapete che a me non piace cucinare per tanto tempo. Oggi mi arrangerò e mi farò le carote con il salmone perché cioè, veramente, devo andare a fare la spesa. Non so anche stasera come andrà, visto che mio padre tornerà a casa tardi e quindi farà la spesa tardi, se la farà, perché probabilmente la farà domani che è sabato. Quindi non so anche stasera che cosa andrò a mangiare, soprattutto di verdure. Mi fermerò al supermercato qua vicino a casa mia per prendere appunto un sacchettino di insalata, perché altrimenti di nuovo carote non le mangio. Io sempre i giorni migliori scelgo per fare i what I eat in a day, però vabbè, ok. Prepariamo insieme il pranzo. Ok, ho finito di pranzare, ho preso il caffè. Allora, avete visto, ho fatto un pranzo abbastanza leggero perché comunque ho intenzione di allenarmi tra poco, veramente presto. Allora, ci si sente benissimo ad allenarci tutti i giorni, anche due volte al giorno. Ho iniziato veramente a essere costante, a aumentare gli allenamenti, tutto quanto, però non trovi mai un momento dove poterti lavare e rimanere pulita. Davvero, ragazzi, mi sono fatta la doccia ieri e oggi ho questi capelli tutti belli puliti e invece ora devo andare a allenarmi e suderò di nuovo e quindi probabilmente mi si sporcheranno o comunque si sporcheranno prima e non so, anche voi avete questo problema e odiate assolutamente questa cosa? A proposito dei miei capelli, no, veramente, allora, vi devo aggiornare su situazione, come si chiama, dermatite. Già in un vecchio What Eat in a Day vi avevo detto che stavo meglio e devo essere sincera, avevo già riniziato a mangiare prodotti animali, uova e pesce, perché mangio uova e pesce e basta, e ogni tanto un po' di miele. Da quando ho reintrodotto questi alimenti e da quando, come mi ha consigliato, mi sembra che il ragazzo si chiamasse William, sotto al mio video dove appunto vi parlavo della dermatite, questo ragazzo mi consigliò di lavarmi i capelli con l'acqua praticamente fredda, e da quando appunto mi lavo con l'acqua fredda e ho reintrodotto questi alimenti, cioè non lo so, ho speso 100 euro per uno shampoo, una maschera che mi diede, mi sembra, il dermatologo, e non mi ha fatto niente. Invece mangiando in maniera diversa e lavandomi la testa con l'acqua fredda, da così a così, veramente, soltanto per un periodo mi era peggiorato, non vi so dire assolutamente perché, tranne per il fatto che non mi stavo più lavando con l'acqua fredda perché tante volte è un po' scomodo. Ecco, penso che oltre al mangiare uova, pesce, che quello sono sicura che mi abbia aiutato, penso proprio che lo sciacquarmi e lavarmi solo i capelli, il resto del corpo non importa, con l'acqua fredda penso veramente sia una cosa che influenza molto la mia situazione. Quindi se anche voi soffrite di dermatite alla testa, vi do questo consiglio. Magari, vabbè, ovviamente lo stress è un fattore fondamentale, l'alimentazione è un fattore fondamentale, però ecco, se già su queste cose ci state lavorando e state andando bene, vi consiglio di provare appunto a lavarvi i capelli con l'acqua fredda, perché a me mi ha cambiato la vita. Quindi ora vi lascio al prossimo pasto, che non so se sarà la cena, perché
penso che siccome ho mangiato poco, sono rimasta leggera, penso che dopo l'allenamento avrò fame e mangerò qualcos'altro, farò una merenda veloce, quindi ci vediamo probabilmente a merenda. Trovata l'insalata. Ok, prepariamo la nostra cena, che sarà come sempre molto semplice. Mi farò un pezzo di schiacciata di mio padre, che la fa veramente bene, con spinacino, un pochino di colore ci sta. Allora, questa è la schiacciata, e dicevo, e poi ci voglio mettere un pochino di queste alici che mi sono avanzate. Pensavo che erano di più, ma mi sa che mio padre tipo l'ha mangiate, quindi non sono molte, vabbè, mi sembra che sia proprio una. Per quanto riguarda la schiacciata, lo so, ci sarà sicuramente una parte dove mi dici, ah bene, allora mangi i carboidrati, yeah, tutti contenti, e ci sarà una parte di voi che mi dirà: ma guarda Silvia, nella schiacciata la farina è bianca, non è integrale, l'olio cotto fa male. So che non è il miglior alimento del mondo, l'alimento più nutritivo del mondo, però, cioè, alla fine è solo un pezzo di schiacciata fatto da mio padre, ci sta delle volte. Sto cercando di togliermi tutti questi paletti che magari mi sono messa in passato, perché preferisco mangiare ora, cenare ora con un pezzo di schiacciata, piuttosto che fare una scelta magari più sana, ma sentire che mi sono privata di questa cosa. E quindi magari tra 2 giorni abbuffarmi e mangiare 4 pezzi di schiacciata, tutta una questione di equilibrio. Sappiate questo, quindi per piacere non mettetevi a discutere tanto su questa cosa, perché it's all about balance. Allora ragazzi, scusate la luce terribile, ma la luce di camera mia è così, è un pochino gialla. Siamo arrivati alla fine di questo video. Come avete visto, la mia alimentazione è un pochino cambiata rispetto all'ultimo What Ate in a Day. Se il video vi è piaciuto, ricordate di lasciare un bel like e di lasciare un commento per farmi sapere qual è stato il pasto che avete preferito. Se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per ricevere le notifiche ogni volta che pubblicherò qualche video. Noi ci vediamo nel prossimo, vi auguro buona serata, vi do un bacione. Ciao ciao!